Questa è una bella iniziativa, questa qui che si tiene a Crotone, la vostra presenza la rende ancora più importante. Spero di sì, stiamo condividendo delle storie che abbiamo scoperto girando per l'Andalusia, il sud della Spagna. Questa collaborazione tra Italia e Spagna è importante? Beh, sicuramente è iniziata a Napoli, abbiamo fatto una mostra ai quartieri spagnoli e poi la mostra si sta spostando, itinerante, e credo sia interessante condividere quello che abbiamo scoperto. Insomma. Cosa avete scoperto? Beh, per esempio nelle mie fotografie si vede come una persona cerca di seguire i propri sogni combattendo fino all'ultimo. Questa donna italiana che decide di andare in Andalusia, quindi contro una cultura, perché comunque sia i toreri solitamente sono maschi e sono anche spagnoli. E quindi lei ha cercato di realizzare il suo sogno in questo modo fino all'ultimo. Infatti le fotografie sono state realizzate, diciamo, a fine carriera.